Benvenuti, bentornati su Speziata. Oggi vediamo come preparare il fumetto, ovvero il brodo di pesce, necessario per cuocere risotti e tutte quelle preparazioni in umido a base di pesce. Si realizza con lische e teste di pesce dalle carni delicate, come possono essere un branzino, l'orata, del merluzzo, una cernia, e in più si aggiungono anche scarti di crostacei e vari elementi aromatici. Ma vediamo lo specifico quali sono tutti gli ingredienti che ci necessitano. Per circa un litro e mezzo di fumetto ci occorrono 700 g di scarti di pesce tra teste, lische e scarti di crostacei, 200 g tra sedano, carota e cipolla, mezzo scalogno, una foglia di alloro, 100 g di vino bianco, qualche gambo di prezzemolo, qualche gambo di funghi champignon, 2-3 grani di pepe, 10 g di burro, un pizzico di sale e circa 2 litri d'acqua. Dopo aver lavato e mondato le verdure, tagliamo a pezzetti il sedano, la carota, la cipolla e lo scalogno. Il taglio può essere regolare, l'importante è che i pezzi non siano eccessivamente grandi. Mettiamo in una pentola alta e stretta il burro. A piacere aggiungiamo un filo d'olio ed uniamo poi le verdure che abbiamo in precedenza tagliato. Mescoliamo e lasciamo rosolare. Nel frattempo riduciamo in pezzi più piccoli le lische e tagliamo a metà le teste dei pesci. A questo punto il fondo aromatico si è appassito, quindi possiamo aggiungere gli scarti dei pesci. Mescoliamo e facciamo rosolare bene. Una volta che tutto si sarà rosolato, bagniamo con il vino. E aggiungiamo l'acqua. Aggiungiamo adesso il resto degli ingredienti, quindi i gambi di prezzemolo, i gambi dei funghi, i grani di pepe, la foglia di alloro e poco sale. Non appena il fumetto raggiunge l'ebollizione, abbassiamo la fiamma ed eliminiamo con una schiumarola la schiuma che si è formata in superficie. Ripuliamo la schiumarola immergendola in un contenitore con dell'acqua. A questo punto lasciamo sobbollire il fumetto a fiamma molto bassa per circa un'ora, schiumando all'occorrenza. Ultimata la cottura, togliamo il fumetto dal fuoco e lo lasciamo riposare in modo che le parti solide si depositano sul fondo e il brodo diventa più limpido. Infine lo filtriamo utilizzando uno chinois o un colino. A questo punto il fumetto è pronto per essere utilizzato. Se non lo adoperiamo subito possiamo tenerlo in caldo a 65 gradi per circa un paio d'ore, altrimenti lo abbattiamo di temperatura e lo conserviamo in frigorifero per 1-2 giorni. Per realizzare un fumetto più delicato, dal sapore meno marcato, possiamo evitare di rosolare gli elementi aromatici, quindi mettiamo tutti gli ingredienti in pentola con l'acqua fredda ad eccezione della materia grassa e portiamo il tutto ad ebollizione. Se invece vogliamo realizzare un fumetto di soli crostacei, sostituiamo le lische e le teste dei pesci con uguale quantità di scarti di crostacei. Come avete visto, la preparazione è piuttosto semplice, sono solo un po' lunghi i tempi di cottura. È però consigliabile sempre preparare il fumetto anziché acquistare brodi pronti, perché il sapore è decisamente migliore e tra l'altro ci consente di utilizzare gli scarti che abbiamo eliminato dalle diverse preparazioni. Saluti da Sonia, vi ringrazio per la vostra attenzione e al prossimo video.